capolavori rimasti sepolti nel fango per oltre due millenni e ora tornati alla luce in tutto il loro splendore. Sono le 24 statue di bronzo ritrovate nel santuario etrusco-romano connesso all'antica vasca sacra della sorgente termale a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Un ritrovamento archeologico eccezionale, paragonabile forse solo a quello dei bronzi di Riace nel 1972. Si tratta di capolavori dell'antichità che aggiungono e aprono un nuovo capitolo nella storia della toreutica e del sacro tra etruschi e romani. Risalenti a un periodo compreso tra il II secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo, le statue, incredibilmente ben conservate, raffigurano le divinità venerate nel luogo sacro, prima dagli etruschi e poi dai romani. A proteggerle per tutto questo tempo, l'acqua calda. Da questi scavi aperti nel 2019 è emerso un vero e proprio tesoro. Oltre alle statue sono state ritrovate iscrizioni in etrusco e latino e migliaia di monete in metallo prezioso. Statue, ex voto, oggetti anche della ritualità quotidiana che dobbiamo immaginare portasse tantissime persone a cercare la salute in questo luogo.